Stasera Tutto è Possibile è il programma di intrattenimento più amato della televisione italiana. Stefano De Martino ha conquistato i fan nel corso di questi anni con la sua conduzione fresca e dinamica, il divertimento è assicurato. Non ha sempre condotto Stefano De Martino Stasera Tutto è Possibile, prima di lui al timone c'era Amadeus. Quest'ultimo ha proprio in questa giornata confermato il suo addio alla Rai. Una notizia che ha sconvolto tutti i telespettatori. Aria di cambiamenti? Stefano sta gradualmente occupando un ruolo centrale all'interno dei palinsesti Rai. Una novità è stata portata proprio da lui negli ultimi tempi, ovvero Bar Stella. In moltissimi preferiscono di gran lunga la sua conduzione a quella di Amadeus per Stasera Tutto è Possibile. Il programma regala ai telespettatori qualche ora di sano divertimento in compagnia di giochi esilaranti e tanti ospiti speciali. Colonne portanti Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Insieme a Stefano, il trio ha ormai conquistato tutti, complice del successo l'amicizia nata al di fuori del contesto professionale. Stasera Tutto è Possibile, Vincenzo De Lucia è il diamante del programma. A rendere tutto perfetto la ciliegina sulla torta del programma, ovvero Vincenzo De Lucia. L'imitatore sta diventando famosissimo ovunque ed i suoi personaggi ogni volta fanno il giro del web e dei vari salotti televisivi. Maria De Filippi e Barbara D'Urso sono le interpretazioni probabilmente più amate, De Lucia ad ogni modo non si ferma a questo, portando sul piccolo schermo anche Mara Venier, Ornella Vanoni, Milly Carlucci e Mara Maionchi. Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Step. Questa volta vedremo un nuovo personaggio. Di chi si tratta? Vincenzo intratterrà il pubblico con l'imitazione della conduttrice di Chi l'ha visto, ovvero Federica Sciarelli. Dal video postato sui social è già evidente il lavoro minuzioso fatto per poter curare tutti i dettagli. De Lucia è al momento il più seguito dal pubblico, i suoi personaggi sono veritieri quasi quanto la realtà. Stefano ha mostrato in diverse occasioni la profonda stima per il collega e per l'evidente talento. Sono ormai diverse edizioni che Vincenzo è presente nel programma regalando al pubblico in studio e a casa, siparietti esilaranti all'insegna del divertimento. Il vero boom mediatico scoppia inevitabilmente quando arriva in studio con la sua Maria De Filippi, relazionandosi al conduttore in modo comico e travolgente. Pronti a divertirvi con la puntata di questa sera? I vari giochi metteranno alla prova i protagonisti della serata, tra balli e stanze inclinate il successo del programma è ormai assicurato.